Buon pomeriggio a tutti. Questo seminario è un po' il proseguimento ideale di quello che avevamo tenuto a giugno e si concentra ancora una volta, ma più approfonditamente e su altra parte, su quello che avete tutti evinto dal titolo, sulle sezioni speciali e autonome, così rispettivamente denominate, all'interno dei registri camerali, quindi all'interno delle camere di commercio e dei tipici registri delle imprese storicamente in vigore in Italia. Quello che andremo a fare oggi è trattare nella mia parte la questione della normativa antiriciclaggio, quindi i riflessi sull'applicazione della stessa, soprattutto per i soggetti obbligati, dal momento che poi i soggetti obbligati, voi che mi ascoltate, vi ringrazio per la vostra presenza, costituite la platea appunto, e quindi è giusto che così sia. Dopodiché, con l'avvocato Mataloni, ci occuperemo della parte della protezione dei dati personali, che in questo secondo evento avrà una parte diciamo preponderante, perché andremo per esempio a indagare, a dispetto dell'altra volta, quelle che sono le problematiche della diffusione e della pubblicazione di questi dati, quindi di chi vi può accedere, essendo database pubblico, al di là di quelli che sono gli adempimenti antiriciclaggio. Quindi vedremo un po' come si comportano le autorità, che è un po' più giustificato che vi accedano, vedremo un po' come si può comportare il pubblico. Okay? Quindi la generalità, l'oceano di possibili fruitori, cittadini italiani accedenti a Telemaco, ecco, per intenderci. Partiamo subito con la parte antiriciclaggio. Breve cappello introduttivo su quello di cui più specificamente ci andremo a occupare. Abbiamo qui presenti in modo preponderante professionisti e comunque soggetti obbligati, quindi senza perderci troppo in discorsi articolati, concentriamo la nostra attenzione su altro che è più specifico. Inizio dicendo che qui parliamo di normativa preventiva. Preventiva del riciclaggio e in verità anche del finanziamento del terrorismo. Io cito l'antiriciclaggio perché è più comodo, come quando si dice privacy anziché protezione ai dati, viene più veloce nel discorso. Cosa significa e perché voglio porre l'accento sul fatto che parliamo della normativa preventiva? Perché non parliamo di tutti quelli che sono i riflessi a partire dal codice di procedura penale dell'attività di repressione, che, come ben noto, è monopolio dello Stato e segue altri percorsi, anche col supporto dei privati, pensiamo allo strumento della querela, eccetera. Ma non è di questo che parliamo oggi. Oggi parliamo di quello che, per dargli un nome e un cognome, è il decreto legislativo 231 del 2007. Quindi parliamo di quell'articolata normativa di impronta amministrativistica, non penalistica, anche se le due sono inevitabilmente collegate, che impone, credo, ad ognuno dei presenti di svolgere un certo numero di controlli più o meno articolati è la nozione fondamentale che andremo a svolgere oggi, sulla base del rischio, sulla propria clientela, in modo da individuare eventuali passaggi di fondi di origine potenzialmente illecita. Ok? E nel declinare questa differenza, così vengo anche alla slide che voi sola potete vedere, non potendo vedere la mia immagine. Per declinare questa slide, la spiegazione è semplice, nel senso che vi consiglio di leggere questo manualino di una cinquantina di pagine redatto dal dottor Di Vizio, presente sul sito della Banca Italia, perché spiega molto molto bene quali sono le differenze nozionistiche tra riciclaggio amministrativo e riciclaggio punito in sede penale, così come delle indicazioni di base sulla differenza delle due normative, ecco. Quindi vi consiglio di leggerlo. Voi tutti sapete comunque che oggi parliamo di come bloccare e ostacolare l'inevitabile flusso del denaro di chi ha compiuto reati, ha guadagnato del denaro appunto ed intende reintrodurlo nel sistema economico per giustificarne il possesso e quindi per spenderlo poi liberamente. Okay, questo è il riciclaggio del denaro, perdonatemi per chi si sia sentito offeso dal doverlo sentir precisato. La normativa in materia di antiriciclaggio del denaro e antifinanziamento del terrorismo ha un'origine assai risalente, poi ci concentreremo in particolare sulla nozione titolare effettivo, ma qui vale la pena di ricordare che l'Italia in particolare vanta un record, perché il primo embrione e l'unica casistica in cui si è intervenuto con decretazione d'emergenza, con decreto-legge, ha fatto dell'Italia il primo paese al mondo ad adottare una serie di controlli contro questi fenomeni che ho più volte già citato. E in particolare, in quei tempi erano gli anni di piombo, i presidi, l'articolo 13, perché era un solo articolo dedicato a questa normativa nel 6 e 25 del 79, noto come decreto Cossiga. Il presidio era quello di bloccare i finanziamenti alle attività eversive, terroristiche
terroristiche dell'una e dell'altra parte politica. Quindi si andava a fare dei controlli sulle transazioni in 15 milioni di lire o superiori per fare in modo di bloccare i finanziamenti conseguenti a rapimenti, estorsioni e quant'altro, che era il metodo che molti di voi conosceranno, quelli magari un po' meno giovani, utilizzato allora per foraggiarsi da parte appunto di queste organizzazioni eversive più o meno famose. Quindi noi in Italia abbiamo un primato, che è un primato triste perché è dovuto a una situazione peculiare che abbiamo vissuto, io non l'ho vissuta, l'ho studiata, in quegli anni lì, nei famosi anni di piombo, quindi siamo a cavallo tra il 70 e l'80. Questa normativa ha avuto un decorso che è un po' fotografato da questa slide, che è proseguito approdando in Europa nei primi anni 90 con la prima direttiva europea. Perché ho isolato il decreto legislativo 56 del 2004 velocemente? Perché è da quella data che i professionisti, intesi come nell'ordine dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati e notai, sono diventati soggetti obbligati. Okay. Se parliamo per esempio di agenti immobiliari, dobbiamo andare indietro nel tempo, siamo addirittura nel 99 quando diventano soggetti obbligati, quindi questo è poco noto, ancora prima. Era per dirvi che c'è stato nel tempo un ampliamento del novero dei soggetti privati addetti ad operare questi controlli e quindi a facilitare poi l'attività repressiva dello Stato successiva. Scusate, è calata la voce. Il punto nodale di questa evoluzione storica, di questi 40 anni qui fotografati, lei si è avuta con quello che ho già citato prima, che è il decreto legislativo 231 del 2007. Eravamo nella fase della terza direttiva europea, che è la direttiva del 2005, e lì si hanno avuto la gran parte delle novità. Siccome qui siamo in fase introduttiva e non posso dir tutto perché il tempo giustamente è quello che è, vi dico che in questa fase è stato introdotto il concetto di titolare effettivo. E quindi più che nei corsi generali teorici sui massimi sistemi che si tengono a volte, in questo caso più che in quei casi è d'obbligo mettere al centro il 23107, in particolare la sua prima versione, quella del 2007, della fine del 2007, perché era fine dicembre quando è entrato in vigore, perché è stato tra l'altro il decreto legislativo che, oltre a introdurre concetti come l'analisi del rischio già abbozzata prima nel 2001, ha introdotto appunto il concetto di titolare effettivo. Tra poco nelle prossime slide vedremo anche perché e per come. L'evoluzione è proseguita con quella che è stata l'ultima grande riforma sistematica che ha capovolto dal primo all'ultimo articolo dell'originario 23107, è stata la novità che è stata portata dal 90 al 2017, in attuazione della quarta direttiva. E poi l'ultima novità è stata quella in attuazione della quinta direttiva europea, lì siamo fermi, sono state fatte innovazioni minori, si vedono in giro articoli sulla sesta direttiva europea che in realtà non esiste perché le ultime innovazioni sul riciclaggio si sono avute soltanto sul piano penale, non su questo piano amministrativistico, quindi qualcuno un po' a volte scrive con un po' troppa fantasia. Comunque il 125 del 2019, per ciò che ci interessa, anche perché è un'attività in cui lo studio della Bella è impegnato costantemente, riguarda più che altro la disciplina storica per la prima volta delle criptovalute. E quindi è una cosa che va un po' oltre quello che dovremmo trattare oggi, ma ritenevo giusto dirvelo per chi non ne fosse a conoscenza. Poi passiamo oltre. Perché? Perché è il fulcro della nostra attenzione, perché esiste il concetto di titolare effettivo, posto che cronologicamente ve l'ho già inquadrato come data, eravamo nella terza direttiva. La terza direttiva, che vi dicevo, è del 2005 ed è stata interpretata, attuata in Italia col 23107, ma facciamo ancora uno step indietro, perché l'anno antecedente, nel 2004, lo vedete qui in sovraimpressione con una mia traduzione non ufficiale, quindi perdonatemi se doveste trovare errori, c'è stata una rivoluzione, ma veramente una rivoluzione con la R maiuscola ancora maggiore, in sede internazionale. Voi tutti, addetti ai lavori, sapete che esiste un ente internazionale, il Gruppo di Azione Finanziaria, detto GAFI. Ebbene, nel 2004 c'è stata una delle più, diciamo, eversive, usando un termine di prima, rinnovamenti di questa normativa, di questi standard internazionali, e la si è avuta con le famose 40 raccomandazioni. Ebbene, nell'introduzione a queste 40 raccomandazioni, su cui potremmo fare altre 200 ore di dialogo, quello che importa a noi è che si evidenziò in quella fase, ok? Era una fase in cui tra l'altro ci si iniziava a concentrare sul finanziamento del terrorismo, perché nel 2001 è successo quello che tutti sappiamo, l'11 settembre, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tra l'altro suscitò l'interesse in sede internazionale, quindi questo è molto importante,
perché non parliamo di norme direttamente vincolanti, ma parliamo di norme che nella storia hanno sempre poi portato a modificare gli ordinamenti interni di tutti i paesi, almeno di quelli più attenti e di quelli dell'Unione Europea. E qui si diceva che, uno, i professionisti andavano aggiunti alla lista dei soggetti obbligati, cosa che fino ad allora non era, a dispetto di altre categorie non finanziarie come i commercianti di metalli, i trasportatori di denaro, gli agenti immobiliari, eccetera, che vi dicevo introdotti nel 99. Quindi, primo step, si rileva che i professionisti in qualche piccola parte che però diciamo fa deteriorare tutto il nome della categoria, davano un sostanziale contributo all'attività di riciclaggio e quindi si decide di farli diventare soggetti obbligati. Primo step. Secondo step, direttamente collegato a questo e in particolare collegato ai dottori commercialisti, qual è il metodo di supporto più nelle sue varie declinazioni, ma con un nome generale più utilizzato dai professionisti collusi con le attività criminali, è quello di creare veicoli societari, è quello di offuscare l'identità del titolare effettivo. Costruire dei veicoli societari oppure delle situazioni in cui è più tutelato il socio occulto che sta dietro al prestanome, quindi situazioni in cui è presente il prestanome, ok? E queste situazioni venivano per loro natura congegnate dai professionisti, anche perché soprattutto quella volta, mentre oggi la criminalità organizzata, ahimè, si è evoluta tantissimo, soprattutto quella volta, senza l'aiuto dei professionisti, certe operazioni non erano proprio possibili e quindi quando venivano rinvenute era chiaro il collegamento col professionista che aveva studiato un determinato assetto o una determinata catena di operazioni. Quindi nel 2004 il risultato qual è? Che a braccetto professionisti e titolari effettivi diventano parte della normativa antiriciclaggio, fino a quel momento come standard internazionali non vincolanti, le raccomandazioni del GAFI appunto. Però questo è molto molto importante, partiamo da qui. E la terza direttiva che vi ho citato, poi, che interviene subito dopo, la 60 del 2005, cosa rileva? Rileva appunto il fatto, qui lasciamo stare un attimo i professionisti, rileva il fatto che i meccanismi di identificazione del cliente adottati fino ad allora, quindi fino anche alla seconda direttiva che è del 2001, piuttosto che dalla prima che è quella che avete citata qua del 91, erano dei meccanismi un po' troppo blandi, perché con delle procure o semplicemente col caro vecchio discorso ancora oggi vigente dei prestanome si andava un po' a svicolare quella che è l'adeguata verifica della clientela. In verità questo è un problema che c'è ancora oggi, altrimenti la figura del titolare effettivo sarebbe stato serenamente abrogata, invece è sempre più protagonista. Quindi qual è il discorso? La quinta direttiva, un anno dopo le 40 raccomandazioni del GAFI, non faceva altro, ancora una volta in modo non vincolante, perché era una direttiva, non un regolamento, faceva in modo di dire, ehi, paesi europei, c'è bisogno di disciplinare questa figura e di imporre ai soggetti obbligati, tra i quali da qui in poi rientreranno anche i professionisti, c'è bisogno di spingerli oltre quello che indica la carta di una visura. Stringere rapporti con i clienti e vedere nell'occasione in cui c'è dietro qualcuno chi è quel signore che, o quella signora che c'è dietro. Ok? Per spiegarlo in termini più banali. Perfetto. E questo poi è stato recepito anche su una cosa a me carissima, che è la parte più sottovalutata di questa materia, che è l'analisi del rischio. Perché dicevo che è stato recepito in toto? Perché poi ci sono alcuni indicatori, soprattutto per i professionisti, dati dai decreti ministeriali che hanno dato gli indicatori di anomalia, ci sono indicatori specifici che riguardano proprio questa figura del titolare effettivo. E siccome tutto l'antiriciclaggio, dato che parliamo dell'adeguata verifica, quindi della parte istruttoria, ok, che poi va a corroborare l'analisi del rischio, siccome tutto l'antiriciclaggio è basato sull'adeguata verifica oltre che sull'analisi del rischio, è chiaro che se io sottopongo l'adeguata verifica e vado ad indagare poi anche col controllo costante e comunque con gli anni successivi soggetti che non sono quelli che veramente comandano un'azienda, che veramente hanno interesse a portarla avanti, eccetera, è chiaro che faccio un buco nell'acqua. È un po' come provare a abitare una vite che è spanata. È inutile. Giro, 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 ma non arrivo mai a nulla. Ok? Poi in realtà qui in Italia avremo, per quella che è la mia esperienza, bisogno di applicarli e basta questi presidi, perché ancora c'è pochissima applicazione. Però quando li si applicherà di più, emergerà questo problema che vi ho adesso descritto. E infatti, siccome tutti i presidi sono basati sull'analisi del rischio, qual è poi il discorso, come vi dicevo? Che per esempio alcuni indicatori vertono, io ve li ho isolati qui per come è
il mio metodo certificato per fare analisi a rischio, vedo isolati qui alcuni indicatori, in questo caso parliamo della condizione giuridica o natura giuridica, che è il primo parametro di rischio notoriamente identificato fin dal 2007, sono alcuni indicatori che vertono proprio su questa figura. Per esempio il fatto che il vostro cliente abbia una schermazione societaria, un assetto di controllo delle holding che suscitano un'anomala complessità, il che normalmente viene ricondotto al fatto che non ci sia una struttura organica di gruppo, storica o giustificata. Quindi ci sono delle semplici scatole cinesi per occultare la titolarità effettiva. Oppure il fatto che siano presenti soggetti fisici e giuridici fiduciari. Oppure qual è... Andiamo dall'altra parte del tavolo, il motivo per cui si normalmente allestisce questo baraccone fotografato dai primi due indicatori che ho riportato, per nascondere questi che vediamo dopo, perché implica un rischio elevato il fatto che sia presente un titolare effettivo persona politicamente esposta. E allora, se io sono una persona politicamente esposta e sia se faccio tutto in modo pulito, mi rompe le scatole, andare sempre a subire un'adeguata verifica rafforzata da parte delle banche, dei professionisti, eccetera, sia soprattutto se sono una persona politicamente esposta e faccio attività losche, a maggior ragione, lì non solo mi rompe le scatole l'adeguata verifica rafforzata, ma anche le possibili segnalazioni di operazione sospetta che il professionista piuttosto che la banca possono fare, cosa farò? Farò in modo da farmi schermare da un prestanome. E quindi io titolare effettivo occulterò la mia presenza, non sarò più titolare effettivo, resterò, segnatevi bene questi termini, li ripeterò fino alla morte nei prossimi minuti, resterò io titolare effettivo sostanziale, metterò un titolare effettivo formale che figuri in tutti quelli che sono gli atti pubblici in cui l'azienda si muove, dagli atti notarili fino alla visura camerale e via discorrendo. Questo è il discorso. E la differenza tra titolare effettivo formale e titolare effettivo sostanziale, oggi sulla parte dell'avvocato Mataloni vedremo che c'è un primo approccio a questo argomento che io, di cui io parlo da anni, anche finalmente nella normativa, finalmente se ne parla, anche se tra gli addetti ai lavori nessuno ne parla ancora, o perlomeno non approfonditamente. Ecco, questa cosa qua, questa differenza tra formale e sostanziale, come molti altri elementi della vita, è centrale nel futuro di questa normativa. Ed ecco perché lì si interviene e tuttavia sarà uno dei problemi che evidenzierò di questa riforma, che piano piano ci accingiamo ad approfondire. Al tempo stesso, sul quarto e ultimo parametro relativo all'area geografica, altrettanto influisce sul livello di rischio dato al cliente, al di là dell'aspetto del politicamente esposto, per esempio la cittadinanza o il domicilio del titolare effettivo. Anche qui, se io ho la cittadinanza di un paese notoriamente ad alto rischio, ok, e qui ci sono vari standard, io ho i miei, quindi rispetto anche quelli che voi utilizzate, più o meno noi sappiamo quali sono quelli ad alto rischio. Citiamone alcuni che sono ad alto rischio per tutti, tipo Iran, Iraq e Corea del Nord. Ecco, se io sono un cittadino dell'Iraq, ok, ma ce ne posso, facciamo Panama, via, che è un po' meno esotico, è un po' più probabilistico come livello di incontro. Ecco, se io sono un cittadino di quel paese, per qualsiasi motivo io legittimamente lo sia, per evitare, anche se lavoro in modo pulito, adeguate verifiche rafforzate, per evitare, se lavoro sporco, anche segnalazioni, non farei in modo di non figurare io come titolare effettivo lì. Resterò titolare effettivo formale, cioè quello che dà le carte, detto in gergo, e metterò lì un bel prestanome, titolare effettivo formale, meramente formale. Ok? E quindi anche qui, col quarto parametro di rischio, si fotografa il perché c'è la necessità nel riciclatore di denaro di scavallare questa normativa e come fa. E come fa? Se noi non individuiamo il titolare effettivo, la normativa è totalmente bypassata. Non c'è possibilità di declinare un rischio corretto, perché non risulta nessun tipo di rischio, non c'è modo di declinare di conseguenza una segnalazione di operazione sospetta, è anche impossibile proprio entrare dentro il portale Infostat WIF ed inviarla. E quindi, se si riesce a dare una congruità al titolare effettivo formale, facendolo sembrare sostanziale, facendo sembrare che è veramente lui che comanda, ecco che si è bypassata tutta la normativa antiriciclaggio. Ed ecco uno dei motivi del perché, se uno va a prendere le statistiche, ok, quanto denaro si riesce a sequestrare e confiscare, questa normativa fa acqua da tutte le parti ad oggi. Il motivo principale, a mio avviso, per carità, io non so la Bibbia, secondo me è questo che vi ho appena detto. C'è molta, molta difficoltà e c'è anche scarso impegno in realtà nell'individuare titolari effettivi. Anche scarso impegno, soprattutto in Italia, visto che la mia esperienza è prevalentemente italiana. Chi è il titolare effettivo? Oh, ecco qui, proprio messo in modo speculare, la differenza tra titolare effettivo
sostanziale, che è quello declinato dalla definizione generale di quell'articolo 1 del 23107, e titolare effettivo formale, che è quello che purtroppo, spoiler di quanto vi ho detto prima, ci faranno comunicare. Quindi la comunicazione diventerà di conseguenza inutile. Vado subito alla fine della mia tesi del seminario di oggi. Qual è la differenza? Leggiamolo. Il titolare effettivo sostanziale è chi in ultima istanza effettivamente beneficia di quello che l'azienda fa, di quello che l'azienda o qualsiasi entità variamente strutturata fa. Quindi è semplicemente questo. Può essere anche il socio occulto, può essere anche un soggetto che non figura in nessuna carta con nome e cognome. Invece, il titolare che per necessità di semplificazione legittima, il titolare effettivo formale, quello che ci chiedono di fotografare, almeno quando ancora non conosciamo il cliente e qualcuno dobbiamo individuare, è il soggetto che ha la proprietà diretta, indiretta o il controllo, con, adesso li vediamo, tutta una serie di, sempre nell'articolo 20, caratteristiche ben declinate. Quindi il titolare effettivo formale, qual è il suo problema? È quello che risulta dalle carte, è quello che risulterà da questo database se mai finalmente lo attueranno e lo faranno partire. Ma può, attenzione, non coincidere con quello sostanziale e quindi sballare tutti i controlli che noi potremmo fare, nonché i controlli poi della polizia giudiziaria e di tutti gli organi deputati alla parte penale di queste vicende. Okay. Infatti, chi in particolare, l'articolo 20 prosegue, come sapete, è arcinoto, qui anche sarebbe materiale per fare ore e ore di seminari, capendo tutte e declinando tutte queste voci. In generale, sapete che la regola che viene data, queste regole scalari che vengono date, sono rese per le società di capitali. Attenzione, questo è un errore che io vedo commettere tantissimo, sia ai miei potenziali clienti, sia, ahimè, perché è colpa mia, qualche volta anche ai miei clienti. Cioè, questa regola si applica alle società di capitali, non si applica né alle SNC né alle SAS, per essere molto brutali. In questo caso, quindi, nelle SRL, nelle SAPA rarissime che ci sono e nelle SPA, cosa va fatto per individuare il titolare effettivo? Vedere quale soggetto fisico, anche scalando, quindi proprietà indiretta, tutta la catena societaria, vedere chi ha più del 25% delle quote societarie del cliente che mi si presenta. Se nessuno risulta, perché magari c'è una cooperativa e quindi per sua natura ha delle quote particolarmente spezzettate, perché magari sono proprio quattro soci col 25, la coincidenza vuole, e quindi qui dice solo maggiore a 25. Anche questo è un errore che spesso viene fatto. Cosa si fa? Si passa, e questo è quello che io chiamo il controllo diabolico, perché serve l'aiuto del cliente, se no non ci si arriva, a meno di società quotate che certe cose le devono pubblicare, si va a vedere se ci sono dei sindacati di voto, comunque dei patti parasociali che spostano, pur in assenza di qualcuno che abbia più del 25% delle quote, spostano la maggioranza dei voti verso qualcun altro. E quindi, pur non risalendo dalla misura camerale al soggetto che ha una, diciamo, una posizione dominante in azienda, vi si può risalire con i patti parasociali andando a vedere in assemblea ordinaria chi è che comanda. E questo, tra l'altro, è anche un primo modo, ecco perché è un controllo diabolico, per capire se ci sono titolari effettivi sostanziali che magari non risultano in misura e quindi che non possono essere fotografati con questa prima regoletta. Sapete tutti che l'ultimo controllo, quello che sicuramente è il meno diabolico di tutti, è se non trovo patti sociali che mi fanno pensare che qualcuno abbia un'influenza dominante in assemblea, vado a riconoscere i rappresentanti legali, quei soggetti che comunque hanno il potere di firma. Questo vale per le società di capitali. Scusatemi che vado veloce, ma penso che sia abbastanza chiaro. Eventualmente poi lo possiamo approfondire nel question time in separata sede. E perché vengono date queste regole solo per le società di capitali? Mi ha chiamato una cliente stamattina dicendo che ieri ha visto un seminario accreditato all'ordine dove un santone diceva che la comunicazione ai titolari effettivi la dovranno fare qualsiasi tipo d'azienda. Assolutamente no. I soggetti, anche questo è un altro spoiler, ma è una cosa penso ormai nota a tutti, i soggetti deputati a operare la comunicazione del proprio titolare effettivo sono società di capitali, le abbiamo appena visto, persone giuridiche private, le stiamo vedendo, trust e istituti affini, punto. Nessuna società di persona, mi viene da ridere, ma nessuna ditta individuale, aggiungiamo anche questo, dovrà mai fare alcuna comunicazione sui propri titolari effettivi. È una castroneria clamorosa ed è vergognoso che giri in seminari accreditati. Chiuso il discorso. Persona giuridica privata, parliamo di associazioni, fondazioni e quant'altro che hanno ottenuto un riconoscimento.
che hanno la propria partita IVA, che hanno la propria misura camerale, quindi persone giuridiche private. Conoscete tutti bene o male gli estremi del DPR che le disciplina. Tra l'altro riportato anche qui. In questo caso, chi sono i titolari effettivi? Anche qui ci sono regole precise, come c'è l'obbligo di comunicazione ai titolari effettivi. Vedete che la normativa qui è continua. Dalle regole per individuarli, dall'obbligo, poi lo vedremo, di conservare il fascicolo dentro l'azienda o dentro l'associazione, e poi da quando finalmente il governo attuerà quella benedetta normativa, c'è anche l'obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio. Persone giuridiche private ovviamente non possono seguire le regole che abbiamo visto prima, e infatti cumulativamente i titolari effettivi sono i fondatori, se non passati a miglior vita, i beneficiari, se non passati a miglior vita, individuati e individuabili, e chi titolare di potere di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Ok? Quindi questo, pensate a una fondazione, pensate a un'associazione, torno a ripetere, questi sono insieme, allo stesso tempo, simultaneamente, i titolari effettivi. Okay? Quindi il discorso è più articolato rispetto a quanto lo è per le società di capitali. E poi, sulla sponda di quando abbiamo visto per le persone giuridiche private, altrettanto articolato il discorso per trust ed istituti giuridici affini. Qui abbiamo i costituenti, i fiduciari, okay? Quindi il trustee, i guardiani, altre persone variamente nominate nel corso della vita del trust, poi dipende se il trust è statico oppure no, e dipende da tante cose, ma non è questa la sede per approfondirlo, e poi i beneficiari. Quindi vedete che bene o male lo scheletro è quello dato per le persone giuridiche private. Anche qui parliamo di titolari effettivi simultanei, tutti insieme sono titolari effettivi. Ok? Tutti insieme, non è come per le società di capitali dove bene o male si arriva a uno e due, guardando le quote, guardando i voti. Ok. Cosa si deve fare con questi titolari effettivi? Va bene, questa è l'adeguata verifica della clientela. Siamo sull'articolo 18, sull'articolo 19, è vostro pane quotidiano, quindi non mi dilungo oltre. Quello che va fatto essenzialmente è di identificarli e per quanto possibile verificare la loro identità mediante i documenti in nostro possesso, principalmente le misure camerali, in qualche caso gli statuti, eccetera, eccetera. La cosa importante è che il titolare effettivo non è, a meno che non coincida con l'esecutore, la persona che figura davanti a voi a sottoscrivere le dichiarazioni di adeguata verifica, e di conseguenza non è un soggetto di cui per l'antiriciclaggio dovete raccogliere il documento. Altro errore comunissimo negli studi: il documento lo rilascia, quando rilascia la dichiarazione di adeguata verifica o le dichiarazioni, l'esecutore. Titolare effettivo è un'altra cosa, può coincidere, e allora in quel caso salta un po' quello che ho detto, è l'eccezione che conferma la regola, ma la maggior parte dei casi, soprattutto in quegli enti strutturati che abbiamo visto, non coincide. E quindi l'unico modo che ho di reperire i suoi dati è appunto su documenti pubblici quali le misure camerali. Okay? O nei paesi un po' più evoluti dell'Italia che hanno adottato questo benedetto registro, qualcuno già da 2 anni, lo trovo sui relativi registri europei, visto che poi c'è un sistema unico di interconnessione che sta attendendo soltanto noi. Ok. Perfetto, quindi la cosa importante, anche questo va detto, è che comunque l'adeguata verifica consiste in dichiarazioni, quindi il cliente mi dà dei dati, io nei limiti delle mie possibilità li verifico, ma articolo 22 da questo punto di vista è diabolicamente chiaro. Le misure, tutta la documentazione necessaria a fare i controlli me li dà l'esecutore in rappresentanza del cliente, perché poi è il cliente la figura centrale che resta centrale. Ok. E dopodiché, ecco forse la parte meno chiara, quando si va oltre la dichiarazione, quando si va oltre il primo momento, no? Il flirt con il cliente negli anni successivi. Cosa accade? C'è il controllo costante, anche questa è una cosa che spesso viene dimenticata. Controllo costante c'è se c'è una prestazione professionale continuativa. È chiaro che se io offro una consulenza per un'operazione societaria che inizia e finisce, negli anni successivi non avrò più niente da chiedere al cliente. Viceversa, se offro una consulenza contabile continuativa, fiscale continuativa o entrambe, allora lì sì c'è il controllo costante. E questo è molto molto importante, perché è qui nell'esame e nell'aggiornamento dei dati che io piano piano, perché c'è Tizia che non si sa chi è che mi porta i documenti, perché c'è Caio che non si sa chi è che prende decisioni, è nel controllo costante che io sgamo se mai c'è il titolare effettivo sostanziale. E lo posso annotare nella documentazione. Quindi il controllo costante è fondamentale, a meno che non siate maghi e che abbiate una potentissima sfera di cristallo, è impossibile che scopriate il titolare effettivo quando il cliente è un potenziale cliente, cioè la prima volta che si presenta davanti a voi. Ok? Forse questo sarà in parte semplificato dal registro dei titolari effettivi, forse no, lo vedremo dopo, è una questione aperta.
Però il punto è che il controllo costante è fondamentale, e non è fondamentale perché lo dice Stefano Papa o perché l'articolo 19 torna su questo argomento dicendo che oltre che essere fondamentale deve essere commisurato al rischio. Quindi tanto più ricorrente e tanto più ripetuto quanto più il cliente è rischioso. Ce lo dice il decreto ministeriale, questo per i professionisti, questo per gli altri operatori non finanziari, agenti immobiliari e company, ce lo dicono questi provvedimenti che ormai parecchi anni fa hanno dettato anche gli indicatori di anomalia. E cosa ci dicono? Che deve essere condotto per intera durata della relazione, non può essere limitata alla fase di inizio. Okay, io odio leggere le slide, ma questa volta andava letta. Questo è un altro, aggiungiamo, ma l'ho già citato prima, dei problemi fondamentali dei soggetti obbligati in Italia, fatta eccezione per le banche, che per loro natura hanno dei rapporti continuativi con i clienti. Okay? Il cliente lo si lascia un po' perdere nel tempo, e allora l'antiriciclaggio non serve più a nulla, nemmeno quello che abbiamo fatto la prima volta, che per sua natura è limitato dalla scarsa conoscenza che abbiamo del medesimo cliente. Perdonatemi se dico cose ovvie, ma poi andando negli studi certe cose così ovvie non sono. Quando va fatta questa adeguata verifica? Quindi quando devo cimentarmi nell'ardua impresa di andare a scoprire il titolare effettivo, se possibile già quello sostanziale, comunque quello formale più in generale, devo fare prima che si instauri il rapporto. Prima che si instauri il rapporto. L'adeguata verifica della clientela nella sua prima versione è attività precontrattuale, accompagna l'attività precontrattuale, per la precisione. E quindi possiamo dire, con una breve perifrasi, che l'antiriciclaggio consiste nell'attività per cui il cliente, o meglio, nell'attività in cui il potenziale cliente, prima di diventare cliente, mi dimostra di non essere un delinquente. Ecco, questo è normalmente quello che il rima si ricorda ancora meglio. Però questo è l'antiriciclaggio alla fine, perché è attività precontrattuale. Non dimenticatevi, non fatevi fuorviare dai miei slogan, c'è anche il controllo costante. Quindi attenzione che quello che ho detto in parte è vero. Suona bene, ma in parte è vero. Mi raccomando, col controllo costante. Può essere posticipata se c'è a livello di rischio basso. E qui abbiamo tutta una serie di clienti che possono essere a rischio basso, ma ci spendo poche parole. Sono gli enti pubblici, sono gli enti vigilati e tutta una serie di altre categorie che tra l'altro sono state arricchite dalle regole tecniche dell'ordine dei dottori commercialisti. Comunque sono pochi i clienti che possiamo di default fin dalla prima volta ritenere a rischio basso, che poi in realtà anche nei casi citati va sempre verificato se c'è un rischio basso oppure no, perché se si tratta di un ente pubblico commissariato capite bene che già il discorso è diverso. Cosa accade se non si riesce a portare a termine l'identificazione del titolare effettivo anche negli anni successivi col controllo costante? Noi dobbiamo sempre adottare, come abbiamo visto prima, dei presidi basati sul rischio. E quindi qui entrano in importanza, quindi subentrano al discorso di prima, gli indicatori sottesi al terzo parametro, quello del comportamento tenuto. E quindi qui, per esempio, il fatto che il cliente non fornisca tutte le informazioni richieste o comunque si opponga al fornirle, o aggiungo io, qui nella slide non c'è, richieda costanti chiarimenti in merito a quello che va a sottoscrivere come dichiarazione, questi sono tutti indicatori di rischio. L'ostruzionismo del cliente è un indicatore di rischio. Ok? Quindi il cliente che non mi permette di concludere in modo precipuo l'adeguata verifica della clientela è un cliente rischioso. Che significa? Che un delinquente no, è più rischioso di uno che lo fa. Ok? Questa è la cosa molto, molto, molto importante. E tuttavia, ci sono dei casi in cui c'è un'impossibilità oggettiva, si dice. Quindi dei casi in cui io proprio non riesco a reperire il cliente paradossalmente, comunque non ottengo nessun riscontro sulle dichiarazioni che in sede precontrattuale, come abbiamo detto prima, mi deve sottoscrivere e compilare prima ancora di sottoscrivere. E allora lì cosa accade? Scatta il notorio articolo 42, l'obbligo di astensione. Quindi non devo dare esecuzione al contratto che eventualmente abbiamo stipulato. Mi devo fermare. Obbligo di astensione che poi si applica to cur ad altre fattispecie, quindi fiduciari e trust, società anonime che stanno in paesi terzi a alto rischio. Anche questa è una cosa notoria. Andiamo un po', dedichiamoci sempre di più al succo del discorso. Quindi, che cosa accade? Accade che con la riforma del 2017 viene modificato l'articolo 22 e a tutto quel bel po' di roba che abbiamo visto fino adesso viene aggiunto quello che stiamo per vedere nel 2017, dal 4 luglio 2017. La prima cosa di cui si è parlato solo negli ultimi mesi, ma è in vigore da più di 5 anni, la prima cosa è che le singole società di capitali o persone giuridiche
private devono avere al loro interno un fascicolo, questo rileva tra l'altro sul registro attività e trattamento riguardo la normativa sulla protezione dei dati e rileva anche su altri aspetti, ma devono avere e conservarle per 5 anni, quindi io leggo aggiornare il prima possibile, a più tardi ogni 5 anni, dei fascicoli dove da soli, per mano del loro amministratore, adesso vediamo la parte per mano del loro amministratore, acquisiscono informazioni sui titolari effettivi. Perché se il mondo utopicamente andasse esattamente come questa normativa descrive, non dovreste sbizzarrirvi quando arriva il cliente da voi strutturato sotto forma di società di capitali, ma dovrebbe essere l'esecutore, quindi il rappresentante legale principale di quel cliente, a portarvi già quello che è in azienda, quello che ha costruito sulla base di questo articolo così tanto trascurato. Invece così non è. Io vi sfido a indicarmi qualche azienda che sapete, anche a livello di gruppi importanti, che ha costituito questo fascicolo interno. Semmai molti vostri colleghi negli scorsi mesi mi hanno chiesto consulenza per individuare il titolare effettivo e costituirlo tardivamente. Però magari sono stato sfortunato io. Ok, e quindi parlando specificamente di società di capitali, cosa accade? Vanno acquisite a cura degli amministratori. E la faccenda è talmente tanto seria che se qualcuno dei soci non dà informazioni al rappresentante legale, diventa non esercitabile il diritto di voto. E anzi, se vengono fatte delle deliberazioni, promosse delle deliberazioni col voto decisivo di quel socio, vengono annullate. Ok? Quindi è una cosa particolarmente seria il fatto che i soci eventualmente esercitino ostruzionismo verso questa raccolta di informazioni mai attuata in Italia da parte degli amministratori. Il discorso è un po' meno serio invece per le persone giuridiche private, perché qui c'è semplicemente l'obbligo di raccogliere le informazioni, in questo caso in capo al fondatore o successivamente in capo a chi rappresenta l'ente. Quindi torniamo ancora al discorso dell'amministrazione. Ok, quindi questa è la cosa importante. Infatti vedete che le informazioni raccolte sulla base dei primi comma dell'articolo 22 poi vanno prodotte su richiesta all'autorità, una volta che sono state fornite ai soggetti obbligati. Quindi noi, sì, dovremo ancora basarci sulle dichiarazioni, perché certe informazioni vanno dichiarate nei moduli dell'adeguata verifica, che poi ognuno rende un po' come vuole, purtroppo anche quello in Italia è raramente standardizzato. Però comunque la parte in sé per sé in cui si identifica i titolari effettivi dovrebbe essere la scheda che ci dà l'amministratore del cliente, non il mucchio di misure camerali su cui ho fatto calcoli e controcalcoli con la calcolatrice. Purtroppo lo so che vi parlo di una realtà mai esplosa, ecco, mettiamola così. E poi c'è il discorso dei fiduciari e trust espressi che devono sottostare esattamente agli stessi adempimenti. Ok? E vedremo che queste categorie, guarda caso, sono quelle che dal 2017 in realtà, ma con l'ultima riforma in parte è stato ritoccato nel 2019, dovranno fare anche le comunicazioni di quei fascicoli che avrebbero dovuto creare in seno alle loro aziende, dovrebbero comunicare le stesse informazioni anche alla Camera di Commercio tramite il portale DIRE, firmando la pratica con la firma digitale e tutto quello che è decisamente analogo a una pratica comunica estemporanea, ordinaria, che fa tutti i giorni l'azienda. Ecco, quello è il discorso. E infatti qui andiamo dall'articolo 20 al 21. Cosa si dice? Che le imprese dotate di personalità giuridica, quindi torniamo alle società di capitali, iscritte ovviamente nel registro delle imprese, altrimenti non avrebbero personalità giuridica, devono comunicare per via telematica, ok, e senza imposta di bollo, i propri titolari effettivi. Ok? La sezione, attenzione bene, altra cosa da notare, la sezione che ospiterà i titolari effettivi delle società di capitali si chiama sezione autonoma del registro delle imprese. La stessa, scusate, sezione autonoma racchiuderà anche le persone giuridiche private. Invece, i trust e gli istituti rilevanti fini fiscali, gli istituti associati, avranno una sezione che si chiamerà sezione speciale, dove non ci sarà scritto soltanto chi è il titolare effettivo, ma saranno anche per la prima volta iscritti loro. Quindi proprio i trust con la relativa denominazione e con altre informazioni che poi vedremo, avranno per la prima volta un loro registro, che prima non avevano ovviamente. Saranno in qualche modo per la prima volta pubblicamente riconosciuti. E poi, nella stessa sezione speciale in cui saranno riconosciuti, che è, anche se ci azzecca meno con l'antiriciclaggio, ma è la prima novità, dovranno comunicare come come le altre due categorie i loro titolari effettivi. Sezione speciale. Quindi abbiamo una
sezione autonoma per persone giuridiche private e società di capitali e una sezione speciale, ok? Questo è, diciamo, l'approdo finale della normativa. Ovviamente, quindi, quale sarà l'impatto pratico su quello che abbiamo visto prima, sulla vita di ciascuno di voi, sul soggetto obbligato? Che quando dovrà acquisire prova il titolare effettivo, scusate, soprattutto nel caso in cui ci siano degli assetti complessi, non andrò più a spellarmi le dita, a sfogliare misure, aspettando mesi intanto che me le portino o che le trovo. No, farò un estratto da questo registro di titolari effettivi, che ovviamente, anche se non abbiamo ancora visto la slide, sarà liberamente accessibile ai soggetti obbligati, e andrò a vedere da lì chi è il titolare effettivo. Ok? Acquisirò estratto e quello lo metterò nel fascicolo, al posto di 200.000 visure. Ora, fin qui tutto facile, però manca ancora il succo, come si fa la comunicazione, quali dati diamo, quali sono i presidi adottati, in parte l'avvocato Mataloni se ne occuperà. Però in queste ultime circa 30 slide io vi darò, come avevo promesso, quella parte che concerne ancora fisiologicamente la normativa antiriciclaggio e quindi quello che fanno i soggetti obbligati. E nell'iniziare questa ultima parte, questo ultimo circa quarto d'ora che mi terrò prima di passare la palla all'avvocato, va premesso che passiamo non più alla fonte primaria, al decreto legislativo 231 del 2007, da cui abbiamo citato fino adesso i vari articoli, ma passiamo al decreto ministeriale di prima attuazione dell'articolo 21,5 che ha dato la delega. Il decreto in questione è il 55 del 2022, quello che vedete sempre citato sui giornali specializzati o non quando si parla di registri titolari effettivi. Decreto interministeriale 55 del 2002, in vigore dal giugno del 2022. Che cosa fa questo decreto? Innanzitutto spiega l'ovvio, quindi le imprese dotate di personalità giuridica a scanso di equivoci quali sono? Le SRL, le SPA, le SAPA e le cooperative. E che cosa devono fare questi? Quello che già prima ci diceva l'articolo 21, cioè devono comunicare per la persona dei loro amministratori, per il tramite dei loro amministratori, al registro delle imprese, nella sezione autonoma che abbiamo già visto, dei dati che stiamo per vedere sui propri titolari effettivi. Poi persone giuridiche private, associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato tenute all'iscrizione. Decreto del Presidente della Repubblica 361 del 2000. Anche qui si ripete a pappagallo nel decreto interministeriale quello che abbiamo visto prima nell'articolo 21 della fonte primaria. E quindi il fondatore oppure i soggetti che amministrano fanno la comunicazione. Per chiudere questa parte introduttiva, istituti giuridici affini e trust, qui c'è poco da spiegare e da interpretare in verità. E anche qui il fiduciario sarà quello deputato a fare la comunicazione. Fino a qua ci hanno un po' spiegato e chiarito meglio, se qualora vi fossero dei dubbi, cos'è una società dotata di personalità giuridica e cos'è una persona giuridica privata, se mai ve ne fosse bisogno, ma non ci hanno dato niente di nuovo con questo decreto interministeriale. Adesso inizia la parte importante, articolo 3,4. Prima di tutto, le informazioni alla stregua di quelle che vengono rese ad ognuno di voi in sede di adeguata verifica sono rese mediante autodichiarazione, quindi vengono richiamati gli articoli 46 e 47 del famoso DPR 445 del 2000, il testo unico della documentazione amministrativa, detto bruttissimamente TUDA. Quindi quelle che saranno rese come comunicazioni saranno delle autodichiarazioni, e fino a qua diciamo che ci potevamo arrivare, non era così impossibile. Okay? Adesso andiamo al sodo. Innanzitutto viene utilizzato il modello di comunicazione unica d'impresa, che è esattamente nelle sue parti da compilare quello su cui stiamo attendendo il decreto attuativo. E infatti le specifiche tecniche che dovevano esserci date entro lunedì 8 agosto ovviamente non ci sono. Avremmo voluto tanto con l'avvocato Mataloni parlarne oggi, non possiamo perché quando abbiamo fatto il seminario a giugno non era preventivabile che crollasse il governo. Diciamo che il crollo del governo è l'ennesima scusa che il legislatore secondario ha per non portare a termine questa normativa, che lo ricordo qui anche se siamo in fase avanzata. Siamo l'unico paese dell'Unione Europea che non ha attuato questo registro. La Lituania, che era il penultimo prima di noi, l'ha fatto a gennaio di quest'anno. Ora siamo a settembre, ecco, giusto per mettere i puntini sulle i. Comunque, questa roba qui, fotografata da questa slide, che non è, scusate il termine, terra terra, calo di registro, non è poca roba, perché è esattamente il modulo che sarà utilizzato per fare le comunicazioni. Non ve ne è traccia. Sappiamo che comunque l'iter sarà quello, come vi ho già detto prima, della comunicazione unica d'impresa. Quindi comunque
Adesso poi farò vedere degli screen di quello che hanno pubblicato su un sito apposita della Camera di Commercio. Comunque la pratica sarà analoga alle pratiche comunica che fino ad oggi abbiamo fatto. Ovviamente sarà tutto gestito in modo elettronico, quindi qui c'è stato un supportare la signorina Thunberg, perché non sarà prevista la stampa di alcun tipo di documento. I documenti saranno compilati interamente online e firmati digitalmente, quindi non sarà chiaro che poi, per esempio, gli esiti saranno stampabili, a meno che uno non voglia conservare il PDF, il P7M per la verità. Però, linea di principio, articolo 3,9, ci dice niente sarà cartaceo, tutto sarà gestito elettronicamente. Questo è il portale che vi ho detto che è l'unica novità da quando abbiamo fatto la prima parte di questo evento a giugno ad oggi. Hanno pubblicato questo sito qui, che riepiloga essenzialmente le slide che vi ho fatto vedere prima, chi è il titolare effettivo, chi ha tenuto la comunicazione, eccetera, eccetera. Però per comodità, visto che poi vi saranno fornite le slide, qui cliccate col mouse e andate a vedere. Questo è l'unica nozione pratica, che è uno screen tratto dal medesimo portale immediatamente sotto. Questa è l'unica nozione pratica che ci è stato detto. Accedere a dire, inviare le pratiche comunicazione unica, selezionare pratica titolare effettivo, che ovviamente ad oggi non esiste nemmeno lontanamente, poi fino alla posizione della firma digitale e all'invio. Okay? Quindi fin qui i contorni sono facili, facili, facili. Il problema è che poi non abbiamo il resto. Addirittura c'è un simpatico video su YouTube molto più efficace di quello screen che vi ho fatto vedere prima, che riepiloga gli stessi concetti generali. Anche questo è l'unico reperto che abbiamo tra l'evento che abbiamo fatto a giugno e quello di oggi, quindi purtroppo le nostre aspettative, come le vostre credo, sono rimaste deluse. L'altra cosa che deve ancora essere attuata, e che poco non è, che inizia a collegarci con quello di cui poi parlerà l'avvocato Mataloni, è il discorso del disciplinare tecnico relativo alle misure di sicurezza, perché capite bene che questo sarà un database più che mai critico, soprattutto quando poi sarà unito col database centrale dell'Unione Europea dei titolari effettivi, e quindi dialogherà con i database di tutti gli altri paesi in giro per l'Europa. Chiaro che ancora oggi essere privi anche soltanto di un parere del garante, che in questo caso è richiesto, che dica sì, va bene quello che avete scritto come misura di sicurezza, è abbastanza grave, visto che eravamo a giugno quando questa delega è stata conferita. I tempi sono abbondantemente purtroppo sfumati, però così è. Quindi ce lo teniamo purtroppo così. Perfetto. L'altra cosa che vi volevo dire è che cosa accade quando prima o poi entrerà in vigore questo decreto attuativo, e da lì decorreranno 60 giorni per fare la comunicazione. Perdonatemi, ma due slide fa l'ho saltato. Quindi ci sarà questo decreto attuativo che tutti aspettiamo, con i decreti sottostanti che sono quelli che vi ho indicato, e poi da lì uscirà su tutti i giornali, lo pubblicheranno in Gazzetta Ufficiale, tranquilli, ve lo dirò io se lo riterrete necessario. Da lì partiranno quei 60 giorni. Cosa accadrà in futuro, per affrontare questa slide, quando invece delle imprese, come è fatale che sia, saranno costituite per esempio nel 2023, ammesso e non concesso che nel 2023 avremo questo benedetto registro attivo, che ogni volta entro 30 giorni, se viene costituita una società, e magari qualcuno di voi ne costituisce tanti di mestiere, entro 30 giorni da quando l'ha costituita, provvederà a fare la comunicazione di cui stiamo parlando oggi. Quindi ovviamente questa cosa non è che finisce con l'azienda ad oggi attive, ma proseguirà in futuro con tutte quelle che saranno costituite. Ok? Questo è molto 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 importante. Scusate. E qui poi andiamo, questa è l'altra parte, quella del portale di aiuto, andiamo a capire meglio quali sono i riflessi sulla vostra attività. Quindi al di là di declinare la definizione di titolare effettivo che vi dicevo prima, andiamo a vedere un po' cosa cambia dentro i vostri studi. Okay? Innanzitutto i dati da comunicare saranno, per tutte e tre le categorie che abbiamo visto, riepiloghiamole, sono le società di capitali, le persone giuridiche private e i trust e istituti giuridici affini. Per tutte e tre andrò a fornire i dati identificativi e la cittadinanza dei titolari effettivi. Dopo torno su questa slide, un momento. Che cosa sono i dati identificativi? Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale. Sono gli stessi che raccogliamo in sede di adeguata verifica. E infatti è la stessa definizione che c'è nel 23107. Identica, para para, quella che tutti avete per ciascuno degli esecutori e titolari effettivi del vostro cliente.
memorizzato in sede adeguata verifica. Quindi nessuna novità. L'unica cosa che si aggiunge, che in alcuni casi è chiesto anche in adeguata verifica, è la cittadinanza, per i motivi geografici di rischio che vi ho fatto vedere prima. Ma è qui, in questa slide che sembra anonima, che nasce il problema. Perché si dovranno indicare i dati identificativi, la cittadinanza e i titolari effettivi, però, momento, qui per la prima volta viene precisato, individuati ai sensi dell'articolo 20,3, 2, 3 e 5, o dell'articolo 20,4 per le persone giuridiche private, oppure per i trust e istituti affini, articolo 22,5. Cioè parliamo solo del titolare effettivo formale, di quello che risulta dalla catena societaria o partecipativa, quei tre soggetti identificati per le persone giuridiche private e per i trust. Quindi non c'è la possibilità di comunicare, per come è scritta la normativa coi piedi ad oggi, non c'è la possibilità di comunicare un titolare effettivo sostanziale. Quando si aprirà la tendina, perché adesso vedremo che oltre ai dati identificativi e cittadinanza dovremo mettere la regola sulla cui base identifichiamo quello come titolare effettivo, vedrete che sono sempre riportati questi articoli qua. Quindi non c'è più traccia di quel famoso articolo 1,2, le definizioni iniziali del titolare effettivo, che è il beneficiario in ultima istanza, cioè il titolare effettivo sostanziale. No, ci impongono di comunicare soltanto il titolare effettivo formale, quello che risulta dalla carta, quello che, se c'è un socio occulto, ci porta completamente fuori strada. Se ci sono dei prestanome, visto dall'altra parte la medaglia, ci porta completamente fuori strada. Purtroppo a questo saremo costretti. A questo saremo costretti, in teoria lo devono fare le aziende, poi sapete come funziona. Le comunicazioni dovranno fare le aziende, no? L'abbiamo visto prima. Però questo è il problema fondamentale. Si crea una normativa che veramente per la prima volta può aiutare ad affrontare un cliente anche in odore di stranezze, con più serenità, perché c'è un database che mi supporta, e lo si vanifica imponendo a ciascuno non di trovare magari al vecchio commercialista di inserire il nome del socio occulto, no. Di inserire il nome che risulta già dalla visura o dalle visure, va bene, ci può essere una semplificazione in effetti. Se c'è un gruppo transnazionale mi risparmia il tempo di esaminare 2000 visure, ok, ma finisce lì. Trovo chi sta in cima formalmente, che può essere sempre un testanome, e quindi fa un po' saltare il banco. Ecco perché vi avevo detto, è fondamentale la differenza tra titolare effettivo sostanziale e formale. Qui, ad oggi, scusate che mi sono fermato su questa slide per tanto tempo, ma andava fatto, è fondamentale. Qui ad oggi ci impongono di segnalare soltanto chi è il titolare effettivo formale. Tra l'altro questo ha anche delle ripercussioni sulla genuinità dei dati e quindi con riferimento a uno dei principi cardine della normativa sulla protezione dei dati. Perché paradossalmente, anche se con l'ovvio consenso sotto tutti i punti di vista del prestanome, ci saranno i dati non del titolare effettivo come la normativa vuole, ma spesso ci saranno i dati pubblicati del prestanome. Comunque adesso questo è un volo pindarico, questioni lana caprina che non c'è tempo di approfondire. Ok, i dati identificativi li avevamo visti, cosa va poi successivamente comunicato insieme ai dati identificativi e cittadinanza di ogni titolare effettivo? Questo è quello che poi nella parte sulla protezione dei dati dopo vedremo molto molto più approfonditamente, perché è possibile indicare delle circostanze eccezionali di pericolo per cui la Camera di Commercio potrebbe opporsi all'accesso fatto dal pubblico. Questo è un iter che funziona in modo molto analogo alla normativa amministrativa sull'accesso ai documenti amministrativi, è molto molto simile il percorso. Infatti poi vedremo sulla parte privacy che rimedi sono quelli previsti dalla normativa nota 241 del 90, scusate di nuovo, sul procedimento amministrativo. Il punto è che sarà possibile, quando si fa la comunicazione, prevedere delle casistiche per cui o delle persone verso cui uno schiudere i dati, ovviamente giustificandolo, questo è molto importante, nonché indicare un indirizzo di posta elettronica. Perché? Per le finalità di qui sopra. Perché poi, quando ci sarà la richiesta di accesso di una persona, qualsiasi, più o meno giustificata, poi vedremo le regole dopo, e la Camera di Commercio dovrà permettermi, in qualità di controinteressato, di estendere le circostanze eccezionali che avevo comunicato all'inizio in modo da far capire perché voglio che quell'accesso sia impedito, le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica e arriveranno alla mia casella di posta che ho indicato qui in sede di prima comunicazione. Ok? Poi dopo per i dettagli ci fermiamo più tardi. Poi, qual è il discorso? Ovviamente in modo analogo a quella stringa che tutti noi abbiamo nelle dichiarazioni antiriciclaggio che utilizziamo, la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza. Perché è un'autodichiarazione quella che viene resa, e quindi oltre
dati identificativi e cittadinanza dei titolari effettivi. Oltre le clausole eccezionali con la PEC per fare le comunicazioni, ci sarà anche ovviamente il flag, il box o qualcosa del genere dove si dice di essere consapevoli di cosa potrebbe accadere se dichiariamo il falso. Ok? Niente di strano. Poi inizia la parte specifica delle informazioni per ciascuna delle tre categorie. Perché, per esempio, come vi avevo già anticipato, per quanto riguarda le società di capitali, andrà scritto per ogni titolare effettivo quale delle regole previste dall'articolo 20 abbiamo applicato. Però sono le regole, torno ancora a ripetere, del titolare effettivo formale, di quello che si vede dalla documentazione pubblica. Non risolvono un tubo a livello di problemi pulsanti della normativa antiriciclaggio. Però così è. E così vi ho dimostrato quello che prima vi ho anticipato. Invece, per le persone giuridiche private, oltre ai dati e alla cittadinanza e tutto il resto che abbiamo visto, andrà messa la denominazione dell'ente, sede legale e eventuali sedi amministrative, anche per un rischio geografico, per questioni geografiche di rischio, scusatemi, e la PEC. Dulcis in fundo, per i trust andrà identificata il codice fiscale, la denominazione, dato luogo estremi dell'atto di costituzione. Quindi andranno aggiunti alla pratica con cui si comunica il titolare effettivo. Quindi abbiamo quei tre ranghi di informazioni, di cui l'ultima è la dichiarazione di consapevolezza, che sono previsti per tutti, e queste ultime tre slide, cosa specificamente, tipo di comunicante per tipo di comunicante, va aggiunto a quelle informazioni. Ok? Questo è il discorso. Ad agevolare, entriamo nella parte conclusiva, 5 minuti, non... avvocato Mataloni, Eleonora, via, ti chiamo Eleonora, presto ti passo la parola, non quanto tempo. Qual è il discorso? Prima di tutto, per andare a concludere e per fotografare ancora meglio l'impatto sugli studi e le problematiche, finalmente le problematiche, che sono l'aspetto più divertente dei seminari, no? Perlomeno questa è la mia opinione. Fin qui tutto ok. L'Agenzia delle Entrate e gli uffici territoriali ovviamente contribuiranno, quindi le questure, per intenderci, contribuiranno con le anagrafiche, con ciò che hanno per le persone giuridiche private, per esempio, piuttosto che per i trust e gli istituti giuridici affini. Questo aiuterà a fare i controlli per chi farà il birichino e non comunicherà niente. Il primo guaio è questo. Cosa accade a chi non comunicherà niente? Ve lo sarete chiesti tutti. La sanzione è questa e non credo che ci sia bisogno di commentarla. Da 103 a 1032 euro. Questa è la sanzione prevista, che se fossimo stati in pubblico adesso avrei gelato la platea, sanzione prevista per chi non fa tutto quell'ambaradan che abbiamo visto prima. È chiaro che poi dopo ci sono anche degli indizi per cui si può dare nell'occhio, si può subire indagini o tartassamenti da parte delle forze dell'ordine, è chiaro che ci sono degli aspetti paralegali che vanno oltre questa sanzione quantificata, però la sanzione fa veramente ridere se non facesse piangere. Però questo è il primo problema, una piccolissima forza dissuasiva della normativa che applica questa legge. E siccome non è una legge simpatica, con questa poca forza dissuasiva, passatemi il termine, sapete bene che fine farà, già anche solo per questo. Poi, l'altro aspetto, se cambiano i titolari effettivi, va comunicato entro 30 giorni da quando cambiano, per esempio da quando è avvenuta l'operazione societaria straordinaria o da quando è stata perfezionata la cessione di quote, per fare due esempi che sono i più classici. Però, nel tempo, entro 30 giorni, andrà rifatta questa comunicazione e quindi anche qui vediamo come faranno a controllarla e vediamo se queste modifiche saranno tempestive, anche perché per tutti quei criminali che si avvalgono di continui modifiche societarie questo adempimento qui sarà abbastanza un ostacolo grosso, perché darà molto nell'occhio se niente niente sarà messo l'utilizzo di qualche algoritmo a cui l'avvocato Mataloni sicuramente opporrà per motivi di protezione dei dati, ma se sarà analizzato in qualche società particolare il mutamento continuo di titolari effettivi regolarmente diciamo comunicato sulla base di questa previsione normativa qua, chiaro che darà nell'occhio a chi controlla, al di là dei singoli soggetti obbligati, a chi gestisce il database. Così come ogni anno, e questo fa il paio come problematica con quella di prima, ogni anno, ogni 12 mesi andrà quantomeno data una conferma che le informazioni sono ancora attendibili. Anche qui, non è che interverrà il dottore commercialista o l'avvocato a dire «Ehi, ho beccato il socio occulto, che tra l'altro è un politicamente esposto, che tra l'altro è un notorio delinquente, che tra l'altro risiede o ha cittadinanza di un determinato paese». No, sarà sempre l'amministratore dell'azienda che dice «Ok, è tutto uguale». Ok, quindi il problema non sarà risolto nemmeno da questo ulteriore adempimento. Ovviamente sarà Infocamere, società consortile, che farà i controlli, anche se coordinandoli con la WIF e con le altre autorità, e fin qui
poco niente. Un altro aspetto è che poi questo registro, quando sarà perfezionato, si connetterà con tutte le altre piattaforme europee. Quindi non è che io potrò fare un'interrogazione e vedere Stefano Papa di quali entità in giro per l'Unione Europea è titolare effettivo. Però se avrò a che fare con un cliente francese, accedendo a questa piattaforma potrò vedere immediatamente, sì, che si implicita interrogando questo database, chi sono i titolari effettivi. Uguale se ci trovassimo nelle regioni del nord Europa che aderiscono all'Unione Europea, che è il stesso identico discorso, ma anche alla Germania semplicemente. Se si ha un cliente straniero ma europeo, questo ci semplifica tantissimo la vita. Quindi sta ingenerosamente nella categoria problematiche, ma in realtà sarà un grosso, grosso, grosso ausilio. Ok? E poi questa che è di fatto l'ultima slide, questa è la parte fondamentale. Il problema più grosso che io riscontro negli studi, ed evidentemente se il legislatore ci si concentra, non è solo una sensazione soggettiva di Stefano Papa, ma è un problema grosso, è che comunque anche quando potremo consultare quei registri, quel registro, quelle sezioni, più che quei registri, sezioni autonoma e speciale a seconda dei casi, siccome sarà fotografato il titolare effettivo formale, non quello sostanziale che l'adeguata verifica ci impone costantemente di ricercare se intraprendiamo dei rapporti continuativi, come abbiamo detto prima, ecco che comunque non vengono esonerati soggetti obbligati dal valutare il rischio costantemente e dall'adottare misure rafforzate, anche se mai rinvenendo nei propri fascicoli informazioni contrastanti, distinte da quelle che invece si hanno nei registri in questione. Quindi è importante, perché il soggetto obbligato con queste comunicazioni resta soggetto obbligato e deve continuare a fare il suo lavoro. Eleonora, ti passo la palla, scusami per il ritardo, interrompo la condivisione. No, grazie Stefano, altre che scuse, io ti ringrazio, ma è giusto così, perché in questo momento solo il ruolo di supporto in questa tematica che ti compete, anzi di cui io nel mentre parlavi ho preso appunti, per cui assolutamente è la parte che chiudo, che vado in chiusura, perché poi abbiamo tempi serrati anche per chi ci ascolta, come ogni consueto venerdì, essendo io responsabile del settore dello studio della protezione dei dati personali, e provo a condividere nel frattempo, che saluto e ringrazio i partecipanti, le mie slide. Se sei d'accordo, Stefano, intanto lascia pure il microfono aperto, nel senso che andiamo proprio a va benissimo. A chiudere con salterei la parte relativa a quella che ci ha impegnato a maggio, nel primo intervento, che appunto nel discorrere queste nel correre alla slide 16, guarda, la successiva, esatto. Quando iniziamo la parte particolare. Per chi vedrà le slide, permettimi Eleonora, per chi vedrà le slide, sì. Poi provo a rimediare al problema che ho consumato troppo tempo. La parte generale indicherà quali sono i presidi della normativa sulla protezione dei dati collegati all'adeguata verifica e a tutti gli adempimenti antiriciclaggio. E si denomina la parte in generale. In questa che si denomina in particolare vedremo proprio la parte privacy degli adempimenti di cui ho parlato fino adesso. Quindi esattamente. Se sei d'accordo, Stefano, proseguo nell'introduzione delle novità. Le slide che ho saltato sostanzialmente ripercorrono tutti i richiami alla normativa sulla protezione del dato personale, che fa giustamente in un dialogo concreto fra il decreto, il 231 del 07, con dapprima il codice privacy e poi il GDPR, quello che successivamente è entrato in vigore dal 25 maggio 2018, e vado a chiudere davvero in questi 10 minuti che ci rimangono con nel proseguire appunto nell'introduzione del decreto 55/22, quindi di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, decreto MEF, proprio che appunto
stabilisce le disposizioni in tema di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini. E anche qua, nella parte più particolare del mio intervento, i richiami e la risonanza che ha la disciplina in tema di dati personali sulla materia si fa sentire proprio a partire dall'articolo 11 del decreto in commento, del decreto interministeriale in commento, dove si stabilisce chi è il titolare del trattamento di queste informazioni, no? Individuato nell'ente, appunto, nella Camera di Commercio territorialmente competente a ricevere le informazioni di cui stiamo parlando. Quindi c'è una prima individuazione e un richiamo alla organigramma privacy, GDPR privacy, che è il titolare, in cui giustamente si individua il titolare del trattamento. Ma ancora, proseguendo il comma 2 dell'articolo 11 oggetto delle slide in visione, è il tempo di conservazione. Sappiamo che una delle novità più importanti che il GDPR impone nelle nuove informative ai sensi dell'articolo 13 e 14 è quello di stabilire con precisione il periodo di conservazione dei dati personali. E allora, giustamente, il comma 2 dell'articolo 11 ci dà come arco temporale di conservazione un periodo di 10 anni, decorrente sia o dall'ultima comunicazione della variazione dei dati inseriti in questo registro o ancora dall'ultima conferma annuale. Proseguiamo e andiamo a forse capire davvero il cuore di questo decreto interministeriale, dove sostanzialmente l'articolo 5 ci elenca. Noi qua insieme a Stefano le abbiamo poi rese chiare, nonostante i rimandi i richiami normativi del testo stesso, sono i soggetti che appunto potranno in qualche modo accedere a questo registro. Sì, dal Ministero l'accesso è consentito al MEF, all'autorità di vigilanza di settore, all'unità di informazione finanziaria, alla direzione investigativa antimafia, guardia di finanza, che opera attraverso il nucleo speciale di polizia valutaria, oltre naturalmente all'autorità giudiziaria e alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale. Questo registro di futuro conio naturalmente che potrà essere utilizzato come valido supporto proprio per svolgere un'adeguata verifica. E giustamente, come ha ben detto il dottor Papa fino ad ora, i soggetti obbligati di cui al decreto 231/07, nonostante l'attuazione e la compilazione di questo nuovo strumento, naturalmente non sono esonerati dal svolgere l'adeguata verifica. Quindi sicuramente potranno avere accesso a questi dati, a queste informazioni nel registro di titolari effettivi, ma tutto questo ovviamente per ottimizzare le indagini all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. E tanto è vero che appunto non è assolutamente previsto un esonero nel poi invece valutare il rischio di riciclaggio a cui sono esposti i propri clienti, e quindi di conseguenza adottare le misure adeguate al rischio medesimo. Il comma 4 invece ci scusate, vado avanti anche a schermo. Il comma 4 invece ci precisa che ai fini dell'accesso da parte delle autorità preposte ovviamente al contrasto dell'evasione fiscale, trasmettono alla Camera di Commercio territorialmente competente attraverso informaticamente e secondo le modalità tecniche informatiche definite dalla convenzione di quel comma 2 un'autodichiarazione, che è quella, forse Stefano, che tu parlavi con la possibilità di poter dare questa indicazione in via di default, è corretto? Assolutamente, sì, corretto. Perfetto.
Allora, convenzione con convenzione, si parla di convenzione ai fini dell'accesso da parte dell'autorità giudiziaria in questo preciso caso, conformemente ai compiti istituzionali ad essa riservati, sarà stipulata con il Ministero della Giustizia. Questo lo precisa il comma 3. Vado in chiusura. In chiusura no, perché ci fermiamo ancora al commento del codice in ambito il decreto legislativo 51-2018 lo definiamo come codice in ambito di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, che naturalmente in questo caso l'articolo 1 invece declina il proprio ambito di applicazione specificando che riguarderà quest'ultimo al trattamento automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in archivio e svolti dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Da questo punto di vista il decreto in commento che cosa fa? Attua nei vari ordinamenti le disposizioni della cosiddetta direttiva polizia, se è giusto Stefano, la chiamiamo così, la 2016-688, relativa alla protezione delle persone fisiche proprio con specifico riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti e anche qua naturalmente quindi il richiamo specifico proprio alla direttiva che ha come ambito particolare la protezione dei dati sotto questa specifica declinazione. E ancora nell'ambito di questo codice troviamo che cosa? Fondamentalmente la base giuridica, una base giuridica che ci definisce come lecito il trattamento se è necessario, se è effettivamente necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di un'autorità competente per le finalità ivi contemplate. E le ripetiamo senza annoiarvi: prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e si basa sul diritto proposto o dall'Unione Europea, quindi in ambito sovranazionale, oppure naturalmente richiamando disposizioni di legge e di regolamenti interni, nonché anche atti amministrativi. Tutto questo che ovviamente che individuano dati personali e finalità di trattamento. Non dimentichiamo che sempre mutuando un po' l'ottica introdotta dal GDPR con riferimento alla necessità che il trattamento dei dati personali sia univocamente svolto per determinate finalità e solo per quelle, quindi per determinati scopi di trattamento, e non può essere un trattamento ultroneo, quindi non ci può essere una richiesta di dati ultronei da questo punto di vista. Anche in questo caso il principio, se vogliamo un po' richiamando anche il principio di minimizzazione dei dati, sono raccordi per finalità precise, quindi e davvero non vado a rileggerle, ossia quelle che poi denotano la specifico ambito di questo decreto in commento, e non possono essere trattati, qua lo vedete, per finalità diverse. Quindi principio di finalità determinate, salvo con un'eccezione che il trattamento possa essere invece consentito anche in questo caso da una norma sovranazionale o interna. Articolo 6, comma 2, invece, in caso di trattamenti per finalità diverse da quelle appena citate, comprese attività di archiviazione per pubblico interesse, ricerca scientifica o storica, o ancora finalità statistiche, ecco che qua invece abbiamo il netto richiamo e il netto rinvio alle norme del GDPR, salvo ecco questa ulteriore eccezione dell'articolo 58, in questo caso richiamato è l'articolo 58 del novellato codice privacy 596 del 2003.
Chiudo in un minuto dicendo che all'articolo 7 invece i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica sono accessibili al pubblico a richieste senza limitazioni. Salvo quello che precisa per la comunicazione ai sensi dell'articolo 4 e quindi qualora appunto ci sia l'indicazione di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione all'accesso, e in questo caso l'accesso del pubblico ad oggetto nome, cognome, mese, anno di nascita, paese di residenza, cittadinanza del titolare effettivo, nonché le condizioni da cui deriva quest'ultima qualifica ai sensi dell'articolo 20 del decreto 23107. Allora, ancora, i dati, queste informazioni invece per quanto riguarda la titolarità effettiva di trust o istituti affini comunicati e presenti nella sezione speciale del registro delle imprese sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, purché naturalmente sia legittimata all'accesso. È possibile, vero Stefano, che io devo ricevere questa richiesta inoltrata, ho tempo 20 giorni in cui la Camera di Commercio territorialmente competente potrà consentirmi di accedere al registro, oppure diversamente dare motivazione del diniego al soggetto richiedente. Questo lo potrà fare anche a mezzo di posta elettronica certificata o solo a mezzo di posta elettronica certificata, direi solo a mezzo posta elettronica. Lo dicevi prima, c'è un processo di dematerializzazione completo e assoluto in questo caso, corretto? Cioè non abbiamo assolutamente possibilità di dematerializzazione. Non abbiamo i decreti attuativi, è solo Stefano richiama anche un po' la nuova procedura di data breach, se sei d'accordo, no? In questo senso, sì. Da giugno 2021 è possibile solo inoltrare una possibile denuncia di data breach attraverso il sito messo a disposizione dal garante. Quindi anche in questo caso, consentimi, non so se sei d'accordo da consulente, un parallelismo che in qualche modo punta naturalmente a un processo di dematerializzazione assoluto. In qualora non ci sia nessuna comunicazione entro i 20 giorni stabiliti dalla norma in commento, l'accesso si deve ritenere respinto. Ultime slide. Non è vero, ma forse non c'è davvero più tempo. Qualora la comunicazione di quell'articolo 3 siano presenti le circostanze eccezionali che escludano, che non consentano l'accesso, la Camera di Commercio territorialmente competente trasmette questa richiesta di accesso al controinteressato mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato, e entro 10 giorni dalla ricezione di questa comunicazione il controinteressato all'accesso può trasmettere di conseguenza, sempre a mezzo posta elettronica certificata, opposizione naturalmente motivata. Allora, chi sono i controinteressati? Coloro che riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica e dalle persone giuridiche private indicano nella comunicazione che cosa relativa alle informazioni, queste circostanze chiamiamole eccezionali, per impedire ed escludere l'accesso al registro. La valutazione da parte della Camera di Commercio è fatta caso per caso di queste circostanze escludenti e naturalmente poi da questo punto di vista sarà poi ulteriore onere della Camera di Commercio territorialmente competente considerare se queste circostanze eccezionali possano davvero in qualche modo bloccare l'accesso al registro, in considerazione qui si richiama giustamente il principio di proporzionalità fra il rischio eventualmente posto nelle motivazioni del controinteressato con lo scopo appunto di negare l'accesso e l'interesse invece del soggetto richiedente. Allora, ancora
e dovremmo essere in arrivo. L'accesso ai dati può essere escluso all'esito della valutazione da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, considerate le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, sempre tramite PEC, entro 20 giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione, anche in questo caso, si intende respinto l'accesso. Avverso il diniego è possibile il diniego di accesso, il richiedente può avvalersi di mezzi di tutela e, per esempio, qui giustamente citiamo il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, così come disciplinato dall'articolo 25 della 241 del 90. Il gestore conserva separatamente nel sistema informativo tutte le informazioni comunicate relativamente alle circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione dell'accesso alle informazioni sul registro dei titolari effettivi, adottando misure tecniche organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati. Qua anche in questa norma, se guardate, e poi ancora rende i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche. Questa parte relativa ai dati personali di nuovo mutua le espressioni adottate dallo stesso GDPR. Si parla di misure tecniche e organizzative che nel GDPR sono definite adeguate, articolo 32 regolamento 679 del 2016. In questo caso appunto servono ad assicurare che gli accessi ai dati personali possano essere svolti solo dai soggetti autorizzati espressamente dalla Camera di Commercio competente. Questo, oppure ancora, se notiamo come è stata strutturata la norma, oppure ancora è compito della Camera di Commercio rendere i dati incomprensibili attraverso la misura di sicurezza che ormai abbiamo imparato a conoscere, che è la crittografia. Entro 30 giorni dalla data di entrata del regolamento, in ogni caso, per conto del titolare è possibile, questo Stefano ne hai già parlato tu, per cui io vado velocissima, in verità su questo poi magari si potrebbe ancora organizzare un nuovo intervento, un brevissimo aggiornamento sul disciplinare tecnico. Qua richiamiamo ancora una volta il GDPR, perché si parla di verifica preventiva del garante per la protezione dei dati personali nei casi, è vero Stefano, consentimi, residuali ormai che il GDPR prevede, avendo ovviamente permeato tutta la normativa sul dato personale, sul principio dell'accountability, e quindi definendo in parte il ruolo attivo del garante come invece era nella vecchia normativa. Tutto questo, il disciplinare tecnico, con il preciso scopo di definire misure tecniche e organizzative idonee, e qua è proprio la dicitura che ho appena citato dell'articolo 32 del GDPR, e lo richiama espressamente anche questa norma, proprio per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, adeguate e idonee proprio al rischio eventualmente rilevato. E questo appunto non solo del GDPR, ma anche per la prassi, quindi tutta la normativa avente ad oggetto la protezione dei dati personali. Stefano, sono andata veloce, ma era giusto così, perché sono oggi di supporto alla tua relazione, che è stata precisa come al solito e quindi particolarmente interessante, almeno per la sottoscritta. E ripeto, non ho mancato di appuntare la tua interpretazione. Grazie, grazie mille, altrettanto la tua. E quindi niente, aspettiamo che ci sia un'effettiva, andando oltre, aspettiamo che ci sia un'effettiva attuazione anche soltanto di quell'ultima slide che tu hai evidenziato, quella sulle misure tecniche, per fare in modo da capire meglio se ci sono ulteriori criticità oltre a quelle che abbiamo già analizzato, criticità che verteranno sulla normativa sulla protezione dei dati, perché quelle relative all'applicazione della normativa antiriciclaggio, riassumibili nella differenza tra titolare effettivo sostanziale e titolare effettivo formale, sono già esplicite oggi, le abbiamo già vagliate e rivagliate anche a giugno, quindi non necessitano ulteriore approfondimento.
Ma mi sentite entrambi? Sì, sì, sì. Allora Stefano e Eleonora vi ringrazio. Adesso probabilmente Francesca saprà già dirci quale sarà il corso della prossima settimana e dove poter trovare i contenuti, sia sotto il punto di vista delle slide che sotto il punto di vista del video di questo incontro odierno. Se Francesca è in ascolto, ci dà questa informazione. Eccomi qua, ciao Lorenzo, ciao Eleonora, Stefano, grazie mille per il vostro intervento. Il prossimo seminario, venerdì prossimo, sarà tenuto da Marco Nessi e sarà dedicato alle holding, mentre per quanto concerne questo seminario sarà a breve disponibile sul nostro canale YouTube Il Fisco per Tutti e le slide vi verranno fornite la prossima settimana tramite mail. Perfetto. Grazie ancora a Stefano e Eleonora e alla prossima settimana. Ti aspettiamo, grazie Stefano, anche come ti aspettiamo anche come discente, non solo come docente. Assolutamente, sempre disponibile. Va bene, ciao Stefano, a presto. Ciao Eleonora. A presto. Ciao, grazie a tutti, grazie ai partecipanti come sempre dell'attenzione, a venerdì prossimo.